raggiungendo un luogo prezioso di Castelvecchio. Castelvecchio, questa grande fortezza costruita attorno alla Torre d'Augusto, quell'importante struttura duecentesca a difesa della città, e anche vicino alla cortina muraria della città di Trento, ecco, custodisce nel piano più alto della sua struttura un prezioso ambiente aperto, che è la Loggia Veneziana. Questo luogo si chiama Loggia Veneziana perché si ispira alle architetture veneziane del tardo Medioevo ed esprime anche una tendenza di gusto del principe vescovo che volle costruire questo luogo insieme anche al loggiato, insieme anche a tanti lavori fatti, eseguiti in Castelvecchio da questo principe vescovo tedesco Johannes Hinderbach, che visse alla fine del 400. La loggia si affaccia sulla città dal piano più alto di Castelvecchio. È una scelta voluta. Possiamo immaginare infatti una struttura tardo-medievale, soprattutto a presidio e a difesa della città, come gli ambienti delle zone più basse fossero aperti verso la luce da strette feritoie, quindi ambienti molto chiusi. Siamo di là da venire dai famosi piani nobili dei palazzi cinquecenteschi e quindi nelle dimore più antiche, nelle dimore medievali, i luoghi di residenza delle persone abbienti erano soprattutto sui piani superiori. E questo è il caso appunto della loggia e anche dell'appartamento del principe vescovo Johannes Hinderbach, che è esattamente alle mie spalle, con la sala dei vescovi, con l'appartamento privato e tutto quello che serviva alla dimora di un principe vescovo. Ma questo spazio è un qualche cosa di più di quello che possiamo immaginare noi oggi. Non è soltanto un affaccio a poter contemplare la città e quindi il dominio del principe vescovo, è anche un luogo di banchetti, di convivialità, di feste, di intrattenimenti per gli ospiti illustri del principe vescovo. E questo noi lo sappiamo esattamente grazie a un resoconto del 1492, quindi 6 anni dopo la morte di Johannes Hinderbach, che lo volle, sotto quindi il regno di Uderico di Frunsberg, un altro principe vescovo che accolse gli ambasciatori veneziani in viaggio verso l'imperatore Federico III d'Asburgo, li accolse festosamente il 17 giugno del 1492 con un grande banchetto inscenato appunto in questo spazio. Vennero qui rifocillati, intrattenuti, con un rigido cerimoniale che dava anche risposta al loro ruolo e alla loro funzione. Vi erano 3 tavole imbandite riccamente, una bellissima credenza che mostrava stoviglie d'oro e d'argento, simile a quella che Marcello Fogolino dipingerà tempo dopo nel refettorio davanti alla cantina. E vi era una rassegna infinita di cibarie, carni, pesci, intermezzati da piatti di ciliegie, intermezzati da insalate, da uova condite, da polenta. Una bellissima descrizione, molto accurata, dell'accompagnatore di questi ambasciatori. E questa descrizione è così bella che vale la pena sentirla. Ed accompagnarono essi al castello, dove è l'abitazione del reverendissimo episcopo de Trento, il quale venne incontro alla porta e te fece di grandissimo onor. E poiché furono di sopra, sotto una loggia, nella quale erano apparecchiate le mense, il segretario degli magnifici ambasciatori già presentò le lettere de credenza. Erano apparate in quella loggia 3 tavole quadre ed una credenziera ornata d'oro e d'argento. Lo episcopo messe di sopra gli oratori alla tavola. Il conte, per essere cavalier, sedeva sopra una cattedra de panno d'oro et mangiava etiam in oro. Nel principio furono portate in tavola varie vivande, parte de rosti delicatissimi, parte etiam de carne lexe. Ne solum vi erano carne, ma etiam, come costume tedesco, furono pesci d'ogni sorte e degli più suavi che si potriano avere. E beverono cum gotti grandissimi d'argento e mangiarono panzaro de frumento, fatto a suo modo brovado. Cenato che ebbero, tutti fecero venir fuora torci de cera zala, de 2 candelli per uno, e Tezian, gli oratori, avevano gli suoi bianchi con 4. Andarono di sopra nel castello, e lo episcopo gli mostrò ogni cosa umanamente.
Poi ritornò dietro e il reverendissimo episcopo in persona accompagnò gli oratori fino alla porta del castello.